Archeo Mystery World, megalitismo e archeologia di confine. Conduce Marco Pulieri. Ciao a tutti e benvenuti alla seconda puntata del programma. Al microfono Marco Pulieri e stasera vi parlerò di piramidi, un altro affascinante mistero dell'archeologia megalitica. Quando si parla di piramidi, la nostra mente va diretta subito alle famose piramidi egiziane, e non potrebbe essere diversamente. Per intenderci, i tre monumenti di Cheope, Kefren e Micerino. Sulla loro storia e soprattutto sui molti misteri che racchiudono, sono stati versati fiumi d'inchiostro, scritti libri, fatti documentari, elaborate tantissime teorie, senza però mai riuscire in realtà a risolverli. Ed è quindi rimasto un mistero il perché furono costruite, quale fosse la loro funzione, visto che poi tirarle su richiedeva un'impresa veramente colossale, un'impresa ingiustificabile ai nostri occhi. E questa riflessione è alla base dei molti interrogativi che si stanno ponendo alcuni archeologi non allineati con la concezione classica. Pensate ad esempio che la piramide di Cheope in Egitto è alta 147 metri e larga 230, e per la sua costruzione è stato necessario il taglio, la movimentazione e l'assemblaggio, così in un arco temporale di 20 anni, così almeno è stato stimato, di circa 2 milioni e mezzo di monoliti, dei quali alcuni addirittura del peso di 70 tonnellate. Ecco, perché mai compiere uno sforzo del genere così fuori dal comune solo per costruire una tomba? E questa constatazione lascia molto perplessi anche, come dire, da un punto di vista tecnologico, perché sembra impossibile che la costruzione della grande piramide abbia potuto richiedere soltanto 20 anni, come in effetti è stato calcolato, e impiegando così soltanto la forza umana. Ecco, un architetto dei tempi nostri si è divertito a fare una verifica di questo dato. È una cosa molto curiosa, un calcolo molto semplice che mette in proporzione la piramide di Cheope con quella Cestia di Roma, ossia attribuita a Caio Cesto, che era un ricco magistrato romano. Questo calcolo ci dice che questa romana risulta essere 215 volte più piccola della grande piramide egizia. Allora, se consideriamo che per la piramide Cestia ci è voluto sicuramente, dalle cronache risulta, più di un anno per essere realizzata, e significa che per quella egizia ci sarebbe voluti allora almeno 215 anni per essere costruita, altro che 20. E quindi come hanno fatto allora a tirarla su in soli 20 anni? Altro fatto curioso è che all'interno della piramide di Cheope non sono mai state trovate né i resti del faraone, né alcuna decorazione o incisioni, dipinti, iscrizioni, cioè tutti quegli elementi che di solito conosciamo nella cultura egizia sono associati alla pratica del culto funerario. Quindi anche questo dato fa dubitare parecchio poi sulla funzione classica che le viene attribuita. Altro grande mistero è come furono costruite. Anche su questo aspetto nel corso degli anni si sono accavallate teorie su teorie, ma nessuna di queste è mai sembrata risolutiva, e quindi il mistero della tecnologia utilizzata per le piramidi egizie sembra proprio rimanere destinata a rimanere tale. Ma un piccolo dato su questo aspetto molto curioso ve lo vorrei comunque fornire. Dunque, sopra la camera del re ci sono quattro ambienti sovrapposti che secondo alcuni ricercatori sarebbero i quattro elementi orizzontali della testa del famoso e misterioso Zed egizio, quel presunto accumulatore o trasformatore di energia ante litteram, che compare in effetti in molte rappresentazioni figurative degli antichi egizi. Ma quindi questo potrebbe essere un segno che questo misterioso popolo già conosceva l'energia elettrica? Beh, certo va da sé che questa ipotesi costituisce da sempre un incubo per gli archeologi classici.
perché si capisce che apre scenari davvero inaccettabili per loro, no? Infatti un altro dato sorprendente in questo senso lo possiamo trovare all'interno delle pareti e dei soffitti di questi ambienti che ho appena citato, e anche nel sarcofago, che ripeto è sempre stato trovato vuoto, e non ci sono mai stati resti funerari, appunto. Ecco, questi ambienti sono completamente realizzati in colossali monoliti di granito, che è un tipo di pietra caratteristica soprattutto per il suo contenuto molto elevato di cristalli di quarzo, che sappiamo essere un ottimo conduttore di energia elettrica e un potente innescatore del fenomeno piezoelettrico. Ora, questa constatazione tecnica, diciamo, però a pensarci bene, sembra abbastanza coerente con la presenza dell'eventuale generatore elettrico dello Zed. E comunque un dato interessante è che sulla punta, sull'apice della piramide, è stato misurato con precisione l'emissione di una corrente elettrica pari a 14.600 volt, che in un certo senso equivale quasi a 70 volte quella che noi utilizziamo nelle nostre case per l'illuminazione. Ora, però, la questione che più ci interessa in questo aspetto è che il granito è in assoluto la pietra più dura da lavorare e tagliare. Oggi noi riusciamo a farlo solo impiegando strumenti molto potenti e a lama di diamante o al colindone. E quindi ci viene da chiederci come fecero i costruttori di piramidi. E se la risposta a questa domanda si trovasse in alcuni geroglifici trovati all'interno della piramide, che sembrano descrivere nel dettaglio il modo con cui venivano forse tagliati i blocchi di granito, cioè testualmente utilizzando scalpelli di luce divina. Certo, dobbiamo avere il beneficio del dubbio perché oggettivamente non possiamo esserne certi, ma quell'indicazione sembrerebbe proprio suggerire l'impiego di una tecnologia laser. Altrimenti, quale altro senso potrebbe avere quella frase? Un altro dilemma annoso riguarda in quale epoca le piramidi furono costruite. Le più famose, quelle appunto di cui parliamo, quelle egiziane, risalgono secondo l'archeologia accademica al 2500 a.C. circa, perché sono state associate ai faraoni Khefu e ai suoi successori. Ma alcuni studiosi critici cominciano a non dubitare di questa datazione, perché hanno trovato molte incoerenze e soprattutto hanno cominciato a pensare che poi forse queste piramidi fossero nate per altri scopi e non come la tomba del re. In particolare l'ingegnere Robert Bowell e i ricercatori e scrittori John Anthony West e Graham Hancock da tempo infatti sostengono l'idea che le piramidi in generale, ma quelle particolari della piana di Giza, non fossero tombe, ma sono sicuri che fossero destinate a qualcos'altro. Infatti hanno scoperto innanzitutto una relazione molto interessante tra le piramidi e alcune stelle della nostra galassia. Voi direte che cosa c'entra, però effettivamente sembra che la planimetria delle piramidi fu progettata per avere una esatta corrispondenza planimetrica con le tre stelle della cintura di Orione. Inoltre consideriamo che ogni lato della piramide è orientato perfettamente verso un punto cardinale, con un margine di errore veramente infinitesimo, un decimo di grado. E oltre all'allineamento con le stelle della Grande Piramide, si è stato riscontrato che ce n'è uno anche tra il suo meridiano, cioè quindi il meridiano di ogni, diciamo, centrale, quindi questo asse che passa per il vertice, e che corrisponde e è orientato verso il nord-sud geografico del nostro pianeta con uno scarto di appena 3 sessantesimi di grado. Ora, vorrei precisare che non si sta parlando della direzione della bussola che si orienta in base al polo nord magnetico, ma dei poli geografici del pianeta, quindi nord e sud, qualcosa che non è semplice da collimare, e questo a vederlo così sembra quanto sconcertante, perché all'epoca non sarebbe dovuta esistere alcuna strumentazione astronomica che poteva consentire una misurazione del genere, almeno secondo l'archeologia ufficiale. Quindi viene logico pensare che le piramidi
possono essere state edificate molto, ma molto tempo prima di quanto la storia convenzionale ci dica. E dovendo arretrare nel tempo per cercare una civiltà con una tecnologia in grado di compiere quelle imprese, alcuni studiosi arrivano ad ipotizzare che i misteriosi artefici potrebbero essere stati i mitici eredi di Atlantide, o comunque di una civiltà che in epoca antidiluviana era già molto avanzata, molto evoluta. Certo, anche sul mito di Atlantide è stato detto e scritto di tutto, ma che elementi abbiamo poi effettivamente noi per capire se il suo mito può in qualche maniera diventare storia? Ma in realtà a sostegno della sua esistenza ci sono molti indizi in antichi miti e testi sacri, e che forniscono, a mio parere, dei dati sull'evoluzione dell'uomo che, insomma, se veri, sono completamente diversi da quelli che siamo abituati a conoscere. I Mai e gli Azzechi, ad esempio, nei loro calcoli contemplavano date che si spingono fino a 300 milioni di anni addietro, erano quindi in grado di tornare indietro fino a quell'epoca così remote, e sostenevano che prima dell'età presente, che secondo loro è iniziata intorno al 13.000 circa avanti Cristo, il mondo in realtà ha già conosciuto altre quattro ere. Poi vediamo anche gli scritti indù, noti come il Purana, in cui si afferma proprio che l'umanità ora si trova all'inizio dell'ultima di quattro ere, no? La prima delle quali iniziò, sempre secondo questi testi, circa 4 milioni di anni fa. Ed è questo un qualcosa di molto simile a quanto riportano le antiche tradizioni Hopi dell'Arizona. E poi, come non citare un'autorità come Platone, no? Che riferisce in alcuni suoi scritti che il saggio Solone, un legislatore politico, era stato informato in un colloquio con i sacerdoti egiziani del suo tempo sulla distruzione di una grande civiltà che veniva chiamata Atlantide, che era stata annientata circa 9.000 anni prima da terremoti e diluvi, e anche parlava di altre innumerevoli catastrofi che prima di quella si erano già abbattute sull'umanità. Ma sul tema della datazione delle piramidi c'è un dato abbastanza significativo che non va trascurato, un indizio così di cronaca che però è abbastanza significativo a mio parere. Infatti all'inizio degli anni 90 un geologo dell'Università di Boston si era proposto di compiere uno studio approfondito sulla superficie della Sfinge, che a suo modo di vedere appariva molto, ma molto corrosa, molto degradata, e voleva cercare di capire qual era il motivo di questa condizione. La Sfinge è quel famoso e misterioso monumento che si trova poco distante, proprio nelle vicinanze delle piramidi egizie. Questo geologo inizialmente però si scontrò contro l'ostracismo dell'archeologia ufficiale, no? Che cercò in tutti i modi inspiegabilmente di impedirgli di fare delle ricerche da vicino sul monumento. Poi però finalmente riuscì nel suo intento e il suo studio mise in luce in modo inconfutabile, con il fra l'altro supporto di paleoclimatologi americani, che i segni di quella corrosione che lui aveva individuato erano dovuti all'azione insistente delle piogge, quindi all'azione dell'acqua piovana che corrode lavorando sulla pietra. Piogge che si erano abbattute in quella regione fino più o meno al 7000 avanti Cristo, così era stato calcolato appunto dai paleoclimatologi. Dopodiché il clima lentamente cominciò a cambiare in quella regione finché divenne poi il deserto che conosciamo. La sua conclusione quindi fu che la Sfinge doveva per forza di cose essere molto più antica della data stimata dall'archeologia accademica, e siccome viene da sempre ritenuta contemporanea alle piramidi, allora di nuovo dobbiamo interrogarci su quale fu allora il popolo megalitico che eresse quei monumenti. Ma l'enigma delle piramidi diventa ancora molto più fitto se pensiamo che, oltre a quelle egizie o quelle altrettanto note sudamericane, che queste sono solo alcune tra quelle in realtà presenti sul pianeta. Tant'è che, come abbiamo visto per il megalitismo nella precedente puntata, oggi ormai possiamo affermare che l'esistenza delle piramidi è diventato un fenomeno planetario. Bene, io mi fermerei qui per un attimo, poi dopo l'ascolto di un bel brano musicale
riprenderemo con la seconda parte del programma per scoprire appunto dove si trovano queste misteriose piramidi. Mi raccomando, rimanete in ascolto. I was there on the day truth died. Blood on my hands, throw them up in the sky. I was a number one sinner, no less. My life was a lie and my wish was a death. I fell in love with the ways of the world. Money, the fame, the booze, the girls. But I couldn't stay faithful if I tried. I turned into a devil, you can see it in my eyes. I blacked out, told you everything I ever did. I couldn't take all the lies I was living with. I broke your heart, woke up the next day. My bag's outside, yelling, get the hell away. You're not a husband, not a father, just a pig. And you can never change all the things that you did. That's when I knew it, it wouldn't last. You'll never get away when you're running from the past. Escape it, this is how it feels. When you try to numb the pain with a thousand pills. You tore me down, wish that I was dead. Said you wanna sleep alone in another bed. But when I push away, you only pull me closer. It's only over when we both wanna say it's over. I gotta change, this is not who I am. I wanna start over, wanna try this again. You're everything I need, everything I'm not. So pull the trigger, give me one more shot. Dreamland. Share the vision. Eccoci di nuovo qui. Riprendiamo la nostra ricerca da dove l'avevamo interrotta, e cioè dalla constatazione che le piramidi sono diventate un fenomeno planetario. Ma dunque, da cosa è dovuto questo fatto, questa improvvisa scoperta di piramidi? Ma tutto nasce nel 2005, quando fu scoperta la piramide di Visoko, dal nome della vicina cittadina bosniaca, che venne definita come la prima grande piramide europea, anche
se ciò non è propriamente corretto, perché in realtà esistono testimonianze del secolo scorso di antichissime piramidi che erano presenti nel territorio francese, oggi purtroppo andate completamente perdute. Ma quella di Visoko in realtà si tratta di una collina naturale alta 220 metri con i lati di 365 metri, che riproduce nella sua morfologia esattamente gli spigoli e la forma geometrica di una enorme grande piramide quadrangolare. Questa strana conformazione in effetti immagino attirò l'attenzione del ricercatore bosniaco Semir Osmanacic, che incuriosito da questa stranezza chiese e ottenne il permesso di compiere dei sondaggi, no, nel terreno, perché voleva verificare se effettivamente sotto allo strato di terreno e vegetazione ci fosse o meno qualcosa di artificiale. Ebbene, ad una profondità di qualche metro trovò con un enorme stupore delle strutture artificiali composte da lastroni di pietra e disposte secondo un senso molto preciso che sembrava un vero e proprio rivestimento. Gli esami che poi furono eseguiti su questo composto hanno rivelato che si tratta di un calcestruzzo più performante addirittura di quello che oggi noi usiamo nell'edilizia, e simile, molto simile a quello usato dagli antichi romani. E quindi questo è la prova che era di origine inevitabilmente artificiale. Cosa che poi fu confermata sia dall'Università Bosniaca di Zenica che dal Politecnico di Torino, che su richiesta proprio dell'Eco Spirituality Foundation esaminò il materiale e confermò di fatto l'analisi che era stata compiuta in precedenza. In seguito poi agli scavi, andando avanti, fu scoperta anche una scalinata composta più o meno dalla stessa tipologia di pietra, una scalinata che su un fianco porta proprio in cima alla collina. Comunque la scoperta di questa presunta piramide, o comunque possiamo dire di una piramide a tutti gli effetti, ha provocato un terremoto nella comunità scientifica e archeologica sia del posto ma mondiale, e che come è prevedibile ha reagito con tutto lo scetticismo e l'ostracismo possibile, perché in questa scoperta, se fosse confermata tale, è cosa sulla quale poi in realtà ormai non è che ci siano più tanti dubbi, ma soprattutto se venisse confermata la sua datazione, che sembrerebbe risalire al 29.000 avanti Cristo, questo è il risultato che ha compiuto l'analisi a radiocarbonio su uno strato di argilla. Se fosse tutto così, questo costringerebbe gli archeologi a riscrivere completamente la storia della civiltà umana, e quindi possiamo immaginare il motivo per cui c'è una certa resistenza a confermare questa scoperta. Osmanagic, sull'onda di questa così incredibile successo, questo risultato che ottenne, riuscì poi in seguito a individuare addirittura altre due strutture molto simili nella valle adiacente, forse di dimensioni un po' ridotte, ecco. La prima, quella più grande, la chiamò la piramide del sole per i numerosi riferimenti astronomici che poi vedremo, mentre le altre due le chiamò della luna e di madre terra, quindi con un riferimento molto preciso, e poi anche questo vedremo e analizzeremo. Proseguendo la campagna di scavi sul lato ovest della collina piramide è venuta alla luce un'altra struttura veramente strana e misteriosa, un enigma archeologico che sta appassionando tutti i ricercatori che in qualche maniera ne vengono a contatto. Si tratta dei cosiddetti, chiamati così, tunnel di Rabne, anche qui da una località che si trova lì vicino. E questa è una struttura scavata nella roccia, completamente quindi naturale, cioè non artificiale ma scavata, quindi non costruita, e che si sviluppa seguendo un andamento così spiraliforme, sali e scendi, per un percorso che sembra quasi di essere di 3 km o poco meno, insomma, e di cui una parte è stata già mai esplorata, ma altre sono ancora, una buona parte va ancora scavata, va ancora insomma individuata e perlustrata. E anche qui la radiazione al carbonio 14 ha fatto scalpore, perché ha dato una collocazione temporabile del tunnel
intorno al 20.100 a.C. E quindi anche qui di nuovo un enigma su enigma. Ma aumentare il mistero di questa struttura è stato il ritrovamento all'interno di uno dei tunnel di strutture megalitiche enormi, cioè uno addirittura del peso di 8 tonnellate. E quindi non si capisce come siano potuti giungere lì dentro, considerando che sono dei percorsi e degli ambienti estremamente stretti e angusti. Ma la cosa molto buffa è che su una di questi monoliti, quella più grande, sono incisi dei caratteri, sembrano delle lettere, un alfabeto, e gli studiosi hanno individuato che sembrerebbe qualcosa pre-runico addirittura. Allora, questi tunnel, proprio per il fatto del loro andamento, no, della loro struttura artificiale, hanno una forma strana, cioè chi lo ha percorso, chi lo ha studiato a lungo, ci ha visto quasi dei riferimenti, delle analogie con delle strumentazioni che noi oggi usiamo, ad esempio per ionizzare, per rigenerare, risanare gli ambienti domestici. E infatti alcuni ricercatori, un team che da anni conduce delle indagini strumentali su questi ambienti, quindi con un metodo scientifico, con apparecchiature estremamente sofisticate, hanno così dedotto che in effetti questi tunnel sembra che abbiano la funzione di creare e determinare un flusso continuo di aria che manteneva costantemente ventilato tutto lo schema dei tunnel. E poi quindi sulla base di questo hanno approfondito la questione e hanno verificato che all'interno di questi tunnel c'è una fortissima ionizzazione del luogo, veramente fuori da ogni parametro normale. E in effetti è una cosa che, da quello che riportano i resoconti di tutti i team di ricercatori che hanno percorso questi tunnel, è che hanno scoperto che c'è un'aria sempre molto pura e priva di qualsiasi odore sgradevole, senza virus e batteri, cioè tutte cose che di solito in ambienti prive di una ventilazione forzata si trovano in grandi quantità. E questo flusso d'aria ionizzata, che forse proviene dai campi magnetici presenti nei tunnel, secondo anche il parere di un medico dell'equipe che compiva le ricerche, questo flusso di aria sembra in grado di provocare la produzione di endorfine, e questo spiegherebbe anche l'effetto che è stato registrato più volte, che si percepisce un effetto un po', come dire, euforizzante, usiamo questo termine, che si percepisce all'entrata dei tunnel di Rabne. Ed è curioso notare che questo strano fenomeno della ionizzazione dell'aria nei tunnel è un fatto che è stato riscontrato però anche in altre piramidi, e quindi viene da pensare che potrebbe essere una delle tante funzioni, come dire, collaterali. Lo troviamo infatti anche in quelle egizie, dove ad esempio sono presenti sotterranei dei grossi fiumi sotto le basi delle piramidi più grandi, più conosciute, e sembra che con un complicato meccanismo elettromagnetico in un certo senso, questi ioni negativi che arrivano dai corsi sotterranei vengono poi catalizzati e trasportati all'interno della piramide attraverso, come abbiamo visto prima, l'effetto piezoelettrico del quarzo che è presente nei blocchi di pietra. E poi questa ionizzazione viene poi convogliata sulla punta, sull'apice della piramide e diffusa nell'aria. È un meccanismo che è stato individuato e che poi non è poi così assurdo, perché l'avevamo anche riscontrato quando parlavamo delle proprietà energetiche dei menhir, quindi del megalitismo. E fra l'altro, oltre ai corsi d'acqua sotterranei, che sembra che anche le caverne naturali, che quasi sempre si trovano all'interno delle piramidi, siano un'ulteriore fonte di questi ioni negativi. Non a caso la piramide di Cheope include una caverna racchiusa nel granito, così come la piramide del sole di Teotihuacan in Messico, che fu eretta proprio sopra una caverna, e quella di cui stiamo parlando, Bosniega, che al suo interno ha una cavità che è stata individuata
ma che è ancora da esplorare. Comunque sia, è stato riscontrato che qualsiasi piramide o contiene una caverna o comunque è collegata attraverso un tunnel a una caverna distante. E infatti, e questo potrebbe spiegare il senso anche delle caverne artificiali e probabilmente anche quello dei tunnel di Rabin di cui stiamo parlando. Quindi, in sostanza, gli autori di questa ulteriore struttura nella struttura sembrerebbe che possedessero, oggi noi diremmo, delle conoscenze di bioarchitettura, cioè in grado di concepire strutture energetiche biocompatibili, che poi, insomma, in un certo senso significa soltanto che sapevano sfruttare le proprietà rigenerative della natura. Ma le sorprese non sono finite, studiando e approfondendo un po' le piramidi, perché su questa piramide di Bosnica del Sole, quella di Visoko, è stato registrato un altro fenomeno molto strano, acustico in questo caso, cioè la presenza di ultrasuoni, soprattutto sull'apice della piramide, e quindi che proietta, è stato registrato una proiezione di questi ultrasuoni che vanno verso il cielo. Infatti è stata questa frequenza ultrasonica individuata proprio sulla cima per un raggio massimo di 5 metri. Fuori da questo bordo, da questo perimetro, queste frequenze ultrasoniche scompaiono del tutto. Addirittura una cosa molto strana è che questa emissione di ultrasuoni sembrava avere quasi una pulsazione, quindi cessavano e ritornavano con un ritmo, con un intervallo molto regolare, molto preciso. Addirittura, ecco, si sono divertiti a fare un esperimento interessante, cioè che queste tracce che erano state, come dire, acustiche, quindi questi ultrasuoni registrati dagli strumenti, poi sono stati in qualche maniera tradotte, trasformate, abbassandole di 3 ottave e fatte diventare una traccia audio che quindi si può poi tranquillamente ascoltare, perché quelle ultrasoniche noi sappiamo che non riusciamo a percepirle. Ascoltando questa traccia, in effetti sembra assurdo, ma si percepisce quasi un andamento talmente preciso che può sembrare un messaggio, o quantomeno dà un po' quest'idea. Per cui, che cos'è che provoca questo fenomeno? È una cosa molto strana, e soprattutto è di origine naturale o artificiale, e chiaramente tutto sembra propendere per la seconda ipotesi. E poi abbiamo visto, insomma, che spesso nei siti megalitici sono state rilevate queste proprietà acustiche, ne parlavamo anche nell'altra puntata, e addirittura individuate proprio delle frequenze di risonanza, come si chiamano tecnicamente. Si sa che quando queste sono ripetute a lungo andare, no? Come ad esempio durante i canti, le preghiere, questa, diciamo, frequenza particolare può in qualche maniera influenzare lo stato percettivo degli individui che l'ascoltano, e fino a farli diventare, diciamo, in uno stato percettivo di quasi trance o qualcosa del genere. Come d'altronde è anche conosciuto e risaputo che gli ultrasuoni hanno un inconsolidato effetto terapeutico. E visto che questo fenomeno è stato riscontrato in punti precisi del complesso della piramide, appunto l'apice, è probabile che questo fosse un effetto tutto sommato ricercato da chi frequentava questi luoghi, e che poteva avere anche un ruolo centrale durante l'attività rituale che veniva praticata in cima alla piramide, dove non a caso si trova un tumulo. Quindi probabilmente attività rituali che erano, come accennavo prima, quasi sicuramente ispirati alla natura e a Madre Terra. Un altro elemento molto insolito che si è registrato all'interno dei tunnel di Rabin e della piramide è che non sono registrabili, non sono individuabili le famose correnti energetiche, quindi le reti telluriche di Hartmann e di Curry. E questo è un fatto molto strano, perché sembra inspiegabile come i misteriosi costruttori abbiano potuto, in modo così sapiente, così preciso, evitare di incrociare i nodi delle reti telluriche, che, come risaputo, in certi casi possono essere anche critici per l'organismo. E a proposito di energia, questa piramide sicuramente non finisce di stupire.
perché l'ultima sorpresa viene dai risultati di recenti indagini strumentali fisiche svolte da un team di scienziati molto, molto famosi e su tutte e tre le piramidi bosniache. Hanno usato una strumentazione molto sofisticata, molto complessa, e queste indagini avevano lo scopo di individuare in modo preciso la natura di alcune emissioni energetiche che erano state già rilevate in precedenza all'interno della piramide. In sostanza, lo studio ha concluso che le piramidi sono degli amplificatori di potenza che inviano e ricevono informazioni attraverso il sole in una forma di comunicazione che oggi noi definiremmo in entanglement. Perché questo in entanglement? Sono giunti a questa conclusione dopo aver registrato dei dati apparentemente assurdi, cioè coerenti con le misteriose e controverse onde di torsione di Tesla. Quindi andiamo a scomodare anche il genio fisico bosniaco, no, del secolo scorso, famoso per i suoi studi non convenzionali sui campi elettromagnetici e soprattutto sulla propagazione wifi dell'energia a distanza. E l'analisi di questi campi di energia ha indicato appunto una distribuzione fuori dal comune di questa densità energetica, e hanno notato la comparsa di forme di energia ellissodali che sono appunto tipiche di questi campi di torsione, che è un tipo di onda molto rara nella fisica da rilevare, cioè onde che hanno una proprietà e caratteristiche di propagazione veramente anomale. Sono infatti fenomeni definiti così non elettromagnetici e non gravitazionali, che si propagano, e questo è veramente stupefacente, a velocità superiori a quella della luce, anche di 109 volte in più, e quindi sono in grado di influenzare forza di gravità e biostrutture. Quindi il punto massimo di questa concentrazione di onde è stato registrato a 42 metri sopra la verticale della piramide, che poi sembra essere un punto risultante dalla combinazione dell'interazione energetica a distanza delle piramidi. Insomma, questo dato è veramente strabiliante, perché comunque è stato realizzato attraverso così un'indagine basata proprio su una metodologia scientifica ineccepibile, da apparecchiature di misurazione convenzionali, quindi riconosciute e usate normalmente nell'indagine classica. Ovviamente, di tutta questa mole di dati che emergono dallo studio delle piramidi bosniache, noi non sentiamo mai parlare nei canali informativi di sistema. E questo perché c'è proprio un atteggiamento ostracista e denigratorio degli archeologi nei confronti di Osmanagić e delle sue scoperte. Proprio perché probabilmente più va avanti e più ormai trovano conferme scientifiche, e quindi diventa anche meno attaccabile sotto quell'aspetto. Beh, cari ascoltatori, il viaggio di questa puntata in uno dei maggiori misteri, a mio parere, dell'archeologia megalitica si conclude qui. E se desiderate trovare altri dati e approfondire l'argomento, vi suggerisco di consultare la rivista Shan Newspaper all'indirizzo www.shan-newspaper.com, dove potete trovare diversi articoli sul tema, tra cui quelli scritti da Giancarlo Barbadoro, che era un ricercatore e ideatore della radio da cui vi parliamo e della rivista stessa. Un appassionato ricercatore dell'origine dell'antica civiltà dei nativi europei, che oggi purtroppo ci ha lasciato recentemente. Quindi non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!